Voglio dirvi due cose. La prima è che sono un populista. Sono orgoglioso di essere un populista e di essere insieme a decine di migliaia di populisti. Un'altra cosa è che il potere deve tornare al popolo. Le persone nelle istituzioni devono ascoltare il popolo. Non possono essere sopra la volontà popolare. Stiamo cercando di introdurre dei concetti che abbiamo ribattezzato democrazia diretta, però in Italia non c'è neppure la democrazia. La democrazia in questo paese è inesistente. Siamo in un paese in cui i referendum non vengono accolti, vengono deviati, il loro significato viene annullato. Un paese in cui abbiamo delle leggi popolari che non vengono discusse in Parlamento, in cui noi non possiamo scegliere il nostro deputato senatore. Questa partitocrazia deve finire con i nuovi strumenti di partecipazione popolare, che vuol dire referendum non soltanto abrogativi, ma anche propositivi. Vuol dire la possibilità di discutere le nostre leggi con i nostri parlamentari che mandiamo noi in Parlamento, non i segretari dei partiti. Il leader del Movimento 5 Stelle e il Movimento 5 Stelle stesso. Non sono importanti i nomi, ma i programmi e la partecipazione. Non è una partita di tennis o di calcio in cui si vince o si perde, come cantava Gabber, libertà e partecipazione. Cittadini alla cosa pubblica, la democrazia diretta senza leader. Se mi concedessero un superpotere, darei agli italiani la consapevolezza di essere cittadini e di decidere in prima persona della loro vita, senza delegare ad altri. Marco Aurelio disse che ciò che non è utile per l'alveare non lo è neppure per l'ape. Noi dobbiamo ricostruire il senso di comunità in questo paese, altrimenti non ne veniamo fuori. In alto i cuori!